Nell'atmosfera della prossima rubrica, che è una rubrica di sesso. Di sesso? Camila! Camila! Camila, ma che fai? Stai mangiando? Buonasera! Buonasera! Camila! Siamo in onda! No, scusate, che con l'arrivo dell'estate mi sono dovuta mettere a dieta. Ma dov'è l'arrivo dell'estate per prima cosa? Perché sei magra, sei in perfetta forma. Grazie, caro, grazie, Giorgio, grazie, Marco. Sì, però se guardate bene qui... Cosa sì? C'è? Ecco, non notate un filo di cellulite? La fronte? No, notiamo no. Tutt'altro. Hai una fronte enorme, però sì. Non hai la cellulite sulla fronte, anche perché è impossibile, credo. No, ti ringrazio, ma è così. Pensate, non mi entra più la bandana dell'estate scorsa. Ma no, ma fra l'altro che bandana usi? Un tendone da circo? Credo. Comunque, benvenuti a My Line. Salutiamo anche il nostro esperto, Clemente, il nostro pene opinionista. Buonasera. Ciao Clemente, come stai? Insomma, mi sento un po' capilita, no, diciamo. Perché? Ecco. Tengo i problemi col vicinato. Vabbè, come col vicinato? Problemi ci sono. Sto facendo le lezioni di tip-tap. No? Tip-tap? Allora? Quelle del piano di sotto si lamentano. Eh beh. Guarda, gendero io. Due palle. No, vabbè. Cerchiamo di stare tranquilli, visto che abbiamo avuto anche delle lettere di protesta per il nostro opinionista. Abbiamo ricevuto domande via mail, via bigliettini. Sì, leggiamo la prima mail di oggi. Sì. Cara Camila, sono Laura e ho difficoltà a trovare il mio punto G. Come posso fare? Beh, intanto complimenti. Complimenti di cosa? Complimenti in generale. Lei fa sempre una domanda interessante. Questo punto G. Allora, come Laura, è ovvio che non riesci a trovare il tuo punto G. Ti chiami Laura? Ma cosa c'entra? Ti chiamassi Giulia, Geltrude, Giusi, Gelsomina, Giorgia. Non è che cambia in base al nome. Cioè, cosa avrebbe il punto L, quella lì? Non... Esattamente, come Marco al punto M, Carlo al punto C, Giorgio al punto G. Ah, senta, sono fortunato. E lei al punto C? Bravo, esattamente. Sì, sulla fronte. Lei è un punto nero, credo, più che altro. Bravo Giorgio, bravo Carlo, bravo Marco. Leggiamo i nostri bigliettini anonimi. Il nostro primo bigliettino ci chiede: cara Camila, a me piace fare l'amore solamente bendato. Devo preoccuparmi? Assolutamente no. Ma insomma, assolutamente. Certo che si deve preoccupare. Ma perché si deve preoccupare? Ma ve lo dice uno che vive incappucciato tutta la vita. No, ma non tutta la vita, qualche ogni volta tanto. Lascia stare, ogni tanto quando non sto incappucciato sta al buio. Allora è meglio incappucciato. Che vita, eh. Ma fatela vedere la faccia voi che potete. Sì, date retta a me. Io ogni volta che incontro una ragazza, dopo 4 secondi mi ritrovo con la camicia di forza. Chiamiamola così. È brutto questo passamontagna. Non è un passamontagna. Sembra che vada a fare una rapina. In effetti. Ma che rubo, io me le sudo le cose. Ma insomma, sudo. A parte il fatto che pure so pure brutte figure. L'altro perché? Giorno mi è venuto da sternutire, mi è partito il preservativo come un broiello. No, vabbè, senta. Camila, vogliamo cambiare argomento? Sì. Abbiamo altre domande. Povero Clemente, sì, leggiamo il prossimo bigliettino anonimo. Cosa ci chiedono? Le dimensioni del mio pene sono 3 cm a riposo e 7 durante il rapporto sessuale. Ah, miseria, chi cosa è questo? Pensi? Allora, chi ha questo? Chi l'ha scritto? Anonimo. No, scusi, proprio in questo caso terrei l'anonimato, se mi permette. Sicuramente questo è uno scherzo di qualche... Perché è uno scherzo? Perché gli uomini col pene piccolo non esistono, non è stata chiara? Camila, è un problema serio, non starei a prendere in giro questa gente. Allora, io ho fatto 8 anni di terapia per superare questo trauma. No, tiri giù quel dito. Quindi io vi dico che gli uomini con il pene piccolo non esistono. Purtroppo, Camila, esistono, se ne deve fare una ragione. Vabbè. Non sono leggende, eh? Possiamo leggere un altro bigliettino anonimo? Sì. Grazie Carlo, grazie Giorgio, grazie Marco. Ho 18 anni e volevo sapere, nel sesso i preliminari sono importanti? Beh, certo. Direi che sono fondamentali. Ma che state dicendo? Ma come? Ma testa bassa, carico! Cosa? Testa dura, senza paura! No, lasci stare gli slogan. Ma io lo so che a piano di sopra quelli fanno i diplomatici, dammi un bacino. Vabbè. Ma di che segno sei? Ma chi se ne fotti di che segno ma come? Sei? Chi se ne fotte che il toro entri nella Vergine come un ariete? Camila.